Di Corner Sampdoriano, oggi vi illustro i 5 migliori portieri par rigori della storia della Samp, quindi i portieri che hanno neutralizzato il maggior numero di rigori alle squadre avversarie. Faccio 5 perché comunque non è che abbiamo una sfilza di portieroni che poi hanno fatto delle parate storiche, però comunque ci sono diversi portieri che hanno evitato dei passivi peggiori o salvato il risultato in più circostanze. Quindi mettetevi comodi, sedetevi. Prendetevi una bella birra, stappate la birra, prendete i popcorn, fate quello che volete e si incomincia. Al numero 5, ragazzi, Walter Zenga. Zenga parò ben 4 rigori quando vestiva la maglia blu cerchiata. Uno dei tanti giocatori della Samp che poi è tornato da allenatore. Ci sono pochi gli allenatori che hanno giocato in porta. Se stiamo a pensare ai grandi allenatori che vediamo oggi, secondo me è una cosa ben complicata, anche perché comunque, ragazzi, teniamo conto che solitamente c'è un allenatore normale e poi c'è una specie di preparatore, che non è proprio un allenatore, però insomma più o meno un preparatore anche per il portiere, perché sono esercizi completamente diversi. Quindi vedere un portiere che poi fa l'allenatore normale, insomma, è complicato. Quindi tanto di cappello a Zenga. Zenga che appunto tornò alla Samp da allenatore, purtroppo non nel migliore dei modi, ne avevamo parlato anche in un altro video. Fece un po' come dice Thanos, tutto perfettamente bilanciato, perché in 12 partite 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il rendimento non fu uno dei migliori, però insomma, diciamo che dal punto di vista affettivo rimane abbastanza, anzi, per quei tifosi parecchio, legato alla tifoseria blu cerchiata. Alla numero 4 invece, ragazzi, un altro allenatore che come Zenga invece è riuscito a mettere d'accordo quasi tutta la tifoseria blu cerchiata, ma in negativo. Stiamo parlando di Sergio Romero, un portiere che si è fatto detestare da diversi tifosi blu cerchiati. Io non l'ho mai detestato, ma non mi ha neanche dato tanto agio, nonostante tutto. Passa che abbia parato ben 4 rigori anche lui, e in 3-4 anni, quindi comunque una media discreta, ma alcune papere, alcune prestazioni decisamente sottotono fecero decisamente crollare il suo affetto appunto dai tifosi blu cerchiati verso il portiere. L'unico rigore che ricordo bene parato da Romero fu in un Sampdoria-Roma 3-1, in cui calcio di rigore per la Roma, mi sembra che mentre stessimo vincendo 2-1, Totti stava per andare a calciare rigore, Osvaldo della Roma e disse: no, lo calcio io, lo calcio io, e Romero glielo parò. Quindi ho giusto questo ricordo bello di Romero. Comunque, ragazzi, 4 rigori parati non è male, perché già fare il portiere è un bel mestieraccio. Parare i rigori è ancora più difficile, quindi qualcosa di buono l'ha fatto. Alla posizione numero 3 abbiamo Massimo Cacciatori, ragazzi, un portiere che io sono sincero, prima di registrare questo video non ho mai sentito, ma perché fu un portiere della Samp dal 1972 al 1978. Io nascevo 16 anni dopo che lui è andato via, quindi voglio dire. Comunque, ragazzi, 177 partite con la maglia della Samp, sono tante e sono tanti. 6 anni in maglia blu cerchiata, tanta roba, complimenti. 4 rigori parati, ragazzi, niente male. Sembra ripetitivo, però parare rigori non è facile, tutt'altro. Può capitare di fortuna una volta, due, ma se lo fai già 4 volte vuol dire che lo sai far, che hai occhio. Quindi, complimenti. Ok, adesso ragazzi, i primi due. Il punto è che non li dico insieme, li dirò comunque scaglionati, ma piccola premessa. Come terzo, quarto, quinto, che ne hanno aperti 4, anche il primo e il secondo ne hanno aperto lo stesso numero di rigori. Sono sincero, datemi un po' dello stronzo, ma metterò al primo posto quello a cui sono legato maggiormente. Qui mi subisserete di insulti, probabilmente, ne sono abbastanza convinto, però sono pronto, sono qua, ammazzatemi. Al secondo posto, ragazzi, Pagliuca. Pagliuca, un portiere fenomenale, probabilmente il più forte della storia della Samp come portiere, anche perché ha giocato una valanga di partite. Giocò 7 anni con la Samp e parò ben 7 rigori, la media di uno all'anno, ma al di là di quello, ragazzi, un grandissimo portiere. Vinciamo anche lo scudetto grazie a lui, quindi poco da dire. Un giocatore fantastico, un portiere dalle doti eccezionali. Ma non metto lui al primo posto per il semplice motivo che al primo posto ci metto Emiliano Viviano, ragazzi. Odiatemi, odiatemi se preferisco Viviano a Pagliuca. Sono un idiota, lo so, ne sono perfettamente consapevole, ma io sono legatissimo a Viviano. Io un giorno sono andato con la mia compagna, la mia futura moglie, l'attuale madre
di mia figlia e tra poco del mio secondo figlio, sono andato una volta in Liguria, noi facciamo spesso, in Piemonte ci capita spesso in estate di andare a fare qualche giornata, così insomma. Quella volta fui in inverno invece, pensate un po', andavamo a fare una giornata in Liguria, passiamo davanti a Bogliasco, ho detto, senti, ti va se andiamo a vedere la Samp, io proprio voglio andare, va bene, usciamo quant'altro, allora vado, che bello, mi vedo l'allenamento, poi uscendo, le foto, cazzo, dai che bello, mi faccio le foto con i giocatori della Samp. E ho fatto la foto anche con Viviano, ragazzi, devo dire, mi ricordo alcuni giocatori, mi ricordo Ivan, che era... Cioè, io già sono basso, Ivan era qua. Mi ricordo Cassano, anche lui basso, cioè io sono basso, ma Cassano era la prima volta come... Mi ricordo che Cassano c'aveva un diamante, guarda, cazzo... Guarda, come tutta la mia vita, solo quell'orecchino. Mi ricordo tante belle cose, ma poi mi ricordo Viviano, quando ho fatto la foto con lui... Che tra l'altro ce l'ho ancora su Instagram e ogni tanto mi piace, me la guardo perché mi sono sentito sandorino più che mai. A parte che Viviano, io ero così con lui, non arrivavo più o meno qua. Però quando ho fatto la foto, cioè ho visto tutti quanti, sì, normali, giocatori così. Viviano era proprio contento, orgoglioso, proprio parte di un bel gruppo. Era contento che la gente volesse fare la foto con lui. Quindi. Mi dava ancora più senso di dire, cazzo, ho fatto la foto con Cassano, va bene, ma ho fatto la foto con Viviano. Oh, ragazzi, comunque teniamo conto di una cosa, anche Viviano ha parato 7 rigori, non in 7 anni come Pagliuca, ma in 4. E, ragazzi, ok, ripeto, Pagliuca portiere decisamente più forte di Viviano, non li sto mettendo a confronto, però comunque Viviano in 4 anni 7 rigori, sono tanti. L'annata 2015-2016, 4 rigori parati in una sola stagione. Mi ricordo, non vorrei dire una cazzata, ma mi pare di ricordare che quell'anno fu anche un portiere che tenne la porta inglobata più partite e forse addirittura insieme a Ulrik del Bayern Monaco, il portiere che aveva parato più rigori durante la stagione in campionato, nei 5 campionati migliori europei. Quell'anno Viviano fu spettacolare, a me è sempre piaciuto parecchio come portiere, anche quando giocavo alla Fiorentina, anche quando era secondo o terzo all'Arsenal, mi è sempre gasato un sacco perché... Poi ragazzi, cioè, ma quando ci difendevano nel derby, mamma mia, Viviano, io lo adoro, grandissimo Viviano, per me il miglior pari rigori. Al di là del fatto appunto della statistica, 7 rigori parati in 4 anni, che è tanta roba, però proprio carismatico secondo me come portiere. Quindi grande Viviano, a parer mio ti meriti il primo posto. Io ragazzi sono qua, sono pronto, insultatemi pure per il fatto che abbia preferito Viviano a Pagliuca. Iscrivetevi al canale YouTube, ragazzi, vogliamo fare un po' più spesso questo genere di classifiche, quindi fateci sapere nei commenti che cosa, in base a che cosa voi preferireste, magari i migliori rigoristi, i migliori allenatori che hanno fatto più punti, i peggiori tabù della Samp, diteci voi, dateci qualche spunto, quello che vi interessa. Per il resto, sempre e comunque, forza Doria! Ciao, popolo Lucerchia!